riposizioniamoci un po' rispetto a ciò di cui stiamo trattando. Partiamo da una premessa, da una precisazione, da un richiamo. Noi stiamo parlando di un individuo che a poco si è un po' quietato nella mente. Il presupposto è questo, se vi ricordate. Ciò di cui stiamo parlando implica che un individuo pian piano si sia un po' quietato nella mente, non dico abbia già raggiunto quello stato di cui parlavamo, ma sostanzialmente si sia quietato nei pensieri, nelle emozioni. E dicevamo, sempre più la sua azione, quanto minimo, è in accordo con ciò che pian piano riconosce esserci perché semplicemente si presenta. Vi ricordate la parola si presenta, chiave di volta di tutto il discorso? Ciò che si presenta e che rimane ciò che si presenta, che non diventa immediatamente ciò che voi elaborate su ciò che si presenta. Dire che una mente si quieta vuol dire che sempre più riconosce ciò che si presenta davanti a voi e scopre pian piano la radice, o se volete il significato profondo, di ciò che si presenta. E sempre meno va in cerca di una giustificazione che torna a se stessa, parlo di quella mente, che sia utile a se stessa rispetto a ciò che si presenta. Quindi noi stiamo parlando di un individuo che pian piano si è stancato di tutto ciò che voi continuamente, voi nel senso tutti coloro che sono ancora in un cammino interiore, che non si sono ancora placati, vanno in cerca come giustificazione al proprio esistere, al proprio stare nella vita, alla ricerca sempre di un significato che l'individuo cerca di dare alla vita. Provate a pensare quante volte, diciamo l'ultima volta, voi cercate di dare un senso alla vita, come se la vita avesse bisogno di ricevere un senso, come se la vita avesse bisogno di continuare a ricevere un senso che per lo più per voi cambia, si trasforma. Voi dite quanto più voi cambiate vi trasformate. Ma giunti a questo punto noi possiamo invece ad affermare che la vita non ha bisogno di ricevere un senso vostro, ce l'ha già. E casomai l'importante è scoprirlo, ed è un senso che non ha mai a che vedere col senso che voi attribuite, quindi che non ha mai a che vedere col significato che voi sistematicamente attribuite a ciò che appare a voi. L'ultima volta dicevamo, noi stiamo andando alla ricerca e all'esplorazione del mondo in sé, della vita in sé, del famoso in sé, mentre voi tendete sempre a costruire qualcosa che è utile a voi, che è importante per voi, che serve a voi, magari addirittura che vi scalza poco a poco perché questo vi serve per scoprire il mondo in sé. Riuscite a dire persino questo? Io per oggi voglio farvi fare un altro pezzo di percorso per affrontare questo mondo in sé. Naturalmente tutto ciò che noi abbiamo recitato per il passato, rispetto alla sfilata, rispetto all'impermanenza, rispetto al piccolo, rispetto al, come dire, aprirsi o srotolarsi, o come dire, pian piano svelarsi del piccolo, fa da presupposto e quindi fa, come dire, da qualcosa che prelude al discorso che noi faremo e che andremo ad affrontare progressivamente. Quindi io non ritornerò sul discorso della sfilata, che è semplicemente, abbiamo detto, una metafora per farvi capire che il mondo di cui stiamo parlando è presente lì nel vostro piccolo quotidiano e conserva in sé un mistero profondo fin quando a poco non viene svelato. Questo significa che dentro il piccolo del piccolo c'è qualcosa che va oltre la parola piccolo del piccolo, anche se è importante questa parola, perché serve per farvi stare lì. In che cosa?
esattamente in tutto ciò che quotidianamente vi appare e che, se finalmente si riduce lo spazio del tempo che voi considerate, e quindi si pian piano viene, si indebolisce il vostro passato e si indebolisce il vostro futuro, pian piano si presenta via via come qualcosa che davvero, davvero contiene una narrazione speciale. Vi ricordate che noi abbiamo detto che l'altro da voi, se visto nel piccolo del piccolo, vi racconta qualcosa che non riguarda voi, che non riguarda sé, ma che riguarda altro da voi, qualcosa che eccede voi, che eccede se stesso? Bene, questo mondo di cui io parlo, che è già presente, che è già davanti ai vostri occhi, ha in sé una caratteristica specifica. Man mano che viene scoperto, vi svela altro, 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 mettendo in discussione i concetti fondamentali che voi avete retto fino adesso, avete retto anche attraverso la via della conoscenza, e ve li liquefa un po', perché dentro questi concetti pian piano si apre un'altra prospettiva. Quindi sempre meno io vi parlerò dei vostri problemi, delle vostre, come dire, questioni, perché voglio finalmente cominciare a parlare di qualcosa che eccede voi.